e, come armi per le situazioni appiedate, potevano fare affidamento sulla spada. I fanti, avendo meno, possiamo dire, budget per le armature, portavano il gambeson. I più fortunati si potevano permettere la cotta di maglia. Quanto agli elmi, portavano elmi normanni, letteralmente elmi a punta muniti di nasale. Poi i già citati cappelli d'arme, oppure un semplice camaglio. Parte interessante dell'armamento erano gli scudi. La regola è semplice: meno sei corazzato, più lo scudo è grande. Difatti, la fanteria dall'anno 1000 al 1200 portò lo scudo a goccia, coprente parte del busto e le gambe del combattente. Per l'arma vi era l'imbarazzo della scelta tra mazze, asce e spade, senza scordare la regina dei combattimenti di fanteria, la lancia. Ovviamente vi erano anche altri corpi muniti di archi o balestre, i quali ricoprivano un ruolo fondamentale negli assedi. Il reclutamento di questi soldati? Beh, abbiamo capito che molti vollero andare a combattere in Terra Santa per l'ardore risvegliato, ma altrettanti soldati venivano arruolati dai baroni e dai nobili, dediti a radunare milizie per riprendersi la Terra Santa. Gli eserciti non erano basati solo sulla forza dei poveri soldati di Cristo, ma anche su diversi reparti mercenari. Basti pensare ai molti contingenti dai Paesi Bassi o germanici e ai balestrieri genovesi, i quali, al giusto prezzo, avrebbero crivellato il nemico di dardi, come nell'assedio di Gerusalemme durante la prima crociata. Abbiamo visto così come erano formati gli eserciti europei, dalle diverse lingue e dai diversi colori di tabarro. Ma per quanto riguarda lo schieramento arabo? I soldati non erano reclutati in modo molto diverso rispetto a quello cristiano europeo, e il fervore non era da meno, in fondo dovevano difendere la loro città santa. I reparti erano i soliti di qualsivoglia armata medioevale, ovvero cavalleria, fanteria e arceria. Ma in quanto alla cavalleria, vi erano alcune differenze. Infatti, combattevano sì con lance e spade, ma durante le crociate, la cavalleria adottò uno stile che fu cruciale in più situazioni, ovvero l'arciere a cavallo. Le corazze arabe spesso erano lamellari, ovvero armature in piccole scagliette in metallo o in cuoio indurito, ma nemmeno le forze islamiche disdegnavano la cotta di maglia. Per quanto riguarda gli elmi, portavano un elmo segmentato a punta, e per proteggere il viso dalla sabbia e dal sole lo si copriva con un lembo del turbante. Per quanto riguarda le armi, adottavano scudi circolari, accompagnati dalle scimitarre, le iconiche spade ricurve, o dalle saif, le spade della cultura araba, addirittura pre-islamica. Detto questo, parliamo di battaglie, come ad esempio quella di Dorylaeum. Questa ebbe luogo dopo lo stremante assedio di Nicea, durato quasi un mese, ma aprì l'Asia Minore ai crociati. Per diminuire i problemi di rifornimento, l'esercito crociato si divise in due colonne. La prima, composta da Normanni, guidati da Boemondo d'Altavilla e suo nipote Tancredi, e anche da diversi uomini delle Fiandre, comandati da Roberto di Fiandra,
con l'appoggio di alcune truppe bizantine. L'altra parte era composta da Franchi, guidati da Goffredo di Buglione. La parte normanna era spiata da esploratori turchi, che stavano preparando un'imboscata nei pressi di Dorileum, con almeno il doppio degli uomini dei crociati. I normanni si accamparono sulle rive del fiume Timbres, proprio nei pressi della città di Dorileum. La mattina l'accampamento fu circondato dalle forze turche, comandate dal generale Kili Arslan. Iniziarono l'attacco facendo piovere frecce sull'accampamento cristiano. Inizialmente i cavalieri normanni tentarono diverse sortite contro la cavalleria turca, ma senza successo, mentre la cavalleria turca attaccava i piccoli gruppi di fanti disorganizzati e appiedati. Visto l'iniziale panico, Boemondo prese le redini, fece formare ai cavalieri pesanti una linea difensiva, radunando i fanti e i civili all'interno. Come già visto a Poitiers, i turchi attaccarono spasmodicamente, ma questa volta avevano tra le loro fila i temibili arcieri a cavallo, i quali seminavano morte, per poi ritirarsi prima delle sortite della cavalleria crociata. L'esercito normanno indietreggiò fino alle rive del fiume, dove erano protetti dalla fanghiglia, il che ci riporta alla nostra conversazione precedente, perché, come a Loudoun Hill, cavalleria e fango non vanno d'accordo. Anche se protetti dalle loro armature, i cavalieri subirono perdite sotto i nuguli di frecce, tentando avere alcune sortite, ma fallendo. Verso mezzogiorno arrivarono le truppe franche di Goffredo di Buglione, il quale aveva ricevuto delle richieste di aiuto da un messaggero di Boemondo. I turchi continuarono ad aggredire, controllavano il campo di battaglia. Il numero esorbitante di cavalieri con arco li rendeva una vera minaccia, e non possiamo escludere che la fanteria continuasse a spingere la formazione crociata, poiché si ritrovarono addirittura a dover combattere nell'acqua bassa del fiume. Dopo 7 ore di combattimento logorante, arrivarono rinforzi di cavalleria da parte dei crociati, rompendo così lo schieramento turco. Allora i cavalieri crociati, guidati dai loro signori, normanni e franchi, passarono alla controffensiva, infliggendo gravi perdite ai turchi, che comunque mantennero la posizione. Fu letteralmente un tira e molla. Con il tardo pomeriggio giunsero altri rinforzi da parte del vescovo Ademaro di Lepuy, il quale attaccò dai fianchi i cavalieri turchi, spezzando definitivamente l'esercito turco, costringendoli in questo modo alla ritirata. Ovviamente questa era solo una delle tante battaglie che plasmarono gli eventi della prima crociata, ma comunque credo che vi basti per rendere l'idea di cosa voleva dire combattere sotto il sole cocente del deserto di Israele. Grazie mille, Antonio. Ora entriamo in un discorso un po' più profondo, diciamo. Ben inteso, non siamo dei teologi, ma studiando per scrivere questo podcast abbiamo notato che in questo periodo si trova un qualcosa di alquanto interessante. Ebbene, le crociate sono state proclamate come pellegrinaggio e poi come una guerra santa. Vi viene in mente nulla al riguardo? Eppure è un argomento che fino a un anno fa era sulla bocca di tutti. La jihad.
Questa infatti esiste da sempre nel Corano e in alcuni suoi passi è alquanto contraddittoria, poiché bene o male cita «uccidete i miscredenti». Questo da una parte. Mentre due righe sotto, letteralmente, possiamo leggere «ma se essi non vi avranno fatto alcun male, allora, struca struca, diremmo noi, pace e amore». Non pensiate che queste cose me le stia inventando, sono tutte vere. Spesso vediamo le crociate solo da quella che definiamo la nostra parte, o quella cristiana per l'appunto. Ebbene, passiamo ora a fare una piccola inversione di marcia. Anzi, spostiamoci proprio dal lato opposto, quello dei musulmani. Vi siete mai chiesti perché Gerusalemme è così importante anche per i musulmani? Ebbene, ricordatevi che questa città è sacra per ben tre religioni: la cristiana, la musulmana e quella ebraica. Questa antichissima città ha vissuto ed ha consumato la passione di Gesù Cristo per i cristiani. Vi troviamo invece per i musulmani la cupola della roccia. E per quanto riguarda invece la religione ebraica, troviamo il famosissimo muro del pianto, oltre a, ovviamente, a molte altre sinagoghe. Ora, perché abbiamo fatto questo discorso? Troviamo molto interessante il fatto che entrambe le parti siano convinte di essere mossi dalla mano di Dio, che sostanzialmente è lo stesso. Sì, signori, il Dio cristiano e musulmano sono la stessa figura, storpiata in entrambi i casi partendo da quello che era il Dio ebraico. Sappiamo infatti che la religione ebraica è molto più antica di quella cristiana e ovviamente di quella musulmana. Tutto questo semplicemente per dirvi quanto per molte persone le crociate sono considerate come un evento futile, poiché diciamo che vengono considerate una guerra fatta con una stessa ideologia. Io combatto per difendere la mia fede, io pure, però poi mi rendo conto che il Dio è lo stesso. È una cosa alquanto confusionale, ma come diciamo sempre, per analizzare un'epoca bisogna usare una mente del tempo. Sappiamo bene che dopo questa crociata ve ne saranno ben altre, altrettanto sanguinose, che si chiuderanno con la totale sconfitta dei cristiani. Ma questa, come diceva qualcuno, è un'altra storia. Siamo giunti alla fine di questo episodio di Medievo fa storia. E speriamo di non avervi fatto aprire dei dibattiti, soprattutto sulla parte finale, poiché ci siamo documentati e siamo sicuri di quello che diciamo. Sentitevi liberi di seguirci sulle nostre pagine Instagram e Facebook, dove vi terremo sempre aggiornati sulle news relative al nostro progetto. Se tenete il podcast e volete aiutarci ad acquistare nuove attrezzature, sosteneteci come più desiderate su Buy Me a Coffee o su Patreon, link ovviamente in descrizione. Oltre a questo, ricordatevi di premere il tasto segui o iscriviti su Spotify e Apple Podcast. Vi ringraziamo per averci seguiti. Da Giovanni e Antonio, ossequi.